Benvenuti a Radio Incontro e oggi incontriamo Maria Vittoria Strappafelci che ci parla di un suo libro pubblicato all'inizio, diciamo, della sua carriera di scrittrice per celebrare la giornata dei disturbi dell'alimentazione, dei disturbi alimentari che sarà il 15 marzo. Ciao Maria Vittoria, benvenuta a Radio Ciao. Incontro. Ciao. Ciao, grazie per avermi invitato, grazie. Ma grazie a te, parliamo di questo tuo libro, Il digiuno dell'anima, una storia di anoressia che si inserisce molto bene nel discorso dei disturbi alimentari, no? Esatto, la giornata appunto nazionale, la nona giornata nazionale dei disturbi alimentari del 15 marzo, insomma siamo in prossimità, diciamo, e io appunto volevo lanciare questo messaggio di sensibilizzazione contro i DCA e con il mio libro e portare avanti questo messaggio per far capire che da questo problema si può uscire e si può guarire tramite appunto la mia testimonianza, ma come tante altre testimonianze. Io ho vissuto purtroppo il problema per 19 anni, lunghissimi, Quanti anni hai adesso, che Maria Vittoria? Ecco, io sono del 71, 48 anni, 48 anni. almeno facciamo proprio un quadro, no, della situazione. Quindi hai Ok. cominciato ad avere questo disturbo all'età di? All'incirca 17 anni e mezzo, Ok. quasi 18, Quindi in piena e quindi adolescenza. esatto, è l'età proprio quella più difficile, insomma, da gestire, in cui una ragazza può cadere in un problema del genere, anche se oggi l'età di esordio della malattia è molto scesa, perché trovo anche ragazze, cioè bambine, tra i 9 e i 12 anni già che soffrono di disturbi alimentari, che hanno un brutto rapporto con il cibo e con il proprio corpo. E quindi non è da sottovalutare anche questa statistica che ci viene trasmessa, perché i disturbi alimentari sono la seconda causa di morte in Italia dopo gli incidenti stradali. In Italia ci sono più di 3 milioni e mezzo di persone che soffrono di anoressia, bulimia e altro, ma in crescita il dato preoccupante è che ci sono anche casi maschili. Insomma, sono dati statistici molto allarmanti, diciamo. Sicuramente dovuto al fatto che la comunicazione e i messaggi, soprattutto di avere un'immagine perfettamente coerente a quello che richiede il mondo, no? Quindi anche questo per i Esatto, ragazzi, questo vale oggi per i esatto, ragazzi, molto più di come era esatto, ieri, no? esatto. Ma infatti vengono trasmesse delle immagini sbagliate attraverso i social, un ideale di bellezza che non esiste, e le ragazze purtroppo sono influenzate da questa ipotetica bellezza che poi alla fine non è reale. E chi è più debole purtroppo segue questa linea e cade nella malattia. Però chi ci cade? Non è che ci cade solo per questa immagine che lei, che la ragazza vuole seguire, ma perché dentro di sé già ha un problema con se stessa, con il proprio corpo, perché i disturbi alimentari hanno radici profonde dentro di noi. Bisogna scavare appunto all'interno e capire la causa. Allora, Maria Vittoria, nel libro quella perfida vipera si era impossessata completamente della mia vita. Raccontaci un po' questa perfida vita, vipera. Eh sì, io l'anoressia e tutti i disturbi alimentari che ho vissuto, anche con bulimia e compensazione, l'ho chiamata in mille modi: perfida vipera, mostro, demone, perché è proprio una cosa bruttissima, perché prima ti mangia l'anima e poi il corpo. È un mostro che ti mangia veramente dentro. Io purtroppo ho detto, ho iniziato ad incanalarmi in questo tunnel all'età di 17 anni e mezzo. Ma non sapevo nemmeno che cosa mi stesse accadendo, per cui piano piano poi vedevo che perdevo peso, scatta purtroppo un meccanismo dentro di noi perché si rompe un equilibrio tra testa e corpo e si va dentro al disturbo alimentare. Però io non è che avevo problemi già con il mio corpo perché ero troppo grassa o troppo magra, diciamo, come può succedere, no, in tante ragazze. Io purtroppo ho vissuto da piccola una carenza di affetto, poi varie situazioni dell'adolescenza negative che ho vissuto mi hanno fatto uscire questo problema con una semplice depressione all'età di 17 anni e mezzo. E quindi mi sono incanalata piano piano. Quando mi sono resa conto del problema che stavo vivendo, ho preso la consapevolezza, ho iniziato a curarmi, però ci ho messo tempo perché dovevo toccare il fondo, capire che stavo veramente male.
e quindi prendere la strada della terapia. Ma non è facile per chi soffre di un disturbo alimentare toccare il fondo e capire che si sta male. Io infatti ribadisco sempre il discorso della consapevolezza, perché se uno non è consapevole della situazione che vive, del problema che ha, è inutile intraprendere percorsi di terapia, ricoveri e tutto l'iter che gira intorno a un disturbo alimentare per curarsi. È difficile, uno deve, cioè deve partire da noi la voglia di riuscire a superare questi momenti, la voglia di guarire, capire che ci sono passi importanti da fare ma anche difficili da gestire anche durante la terapia, perché bisogna riavere il rapporto con il cibo e con il proprio corpo in maniera diversa da come si viveva nella malattia. Non è facile mettere appunto in discussione tutte queste cose quando si intraprende un percorso. Io ho lottato tanto, ho fatto 5 anni di terapia nel centro AIDAT di Roma, dalla dottoressa Maria Grazia Rubio, che ringrazio tantissimo per avermi preso in cura. Quindi sono stata anche brava, diciamo, perché come ero arrivata io a pesare 34 kg, avevo bisogno di un ricovero, però lei mi ha dato questa opportunità di seguirla alla lettera e niente, il ricovero l'ho escluso. Ma ho lavorato tanto io dentro di me, perché essendo una malattia psicologica ho dovuto lottare dentro di me, dentro la mia testa, sconfiggere questo mostro che comunque mi stava veramente mangiando tutto. Sono orgogliosa di quello che ho fatto, però 5 anni terapia tosti, ma veramente tosti e lunghi. Però ne sei uscita, ne sei uscita, oggi hai una vita assolutamente normale e credo anche gratificante per te, perché fai la stilista, la sarta, quindi lavori in una bella, in un bel negozio a Roma, nel centro di Roma, quindi sicuramente è stata una bella vittoria la tua, giusto Maria Vittoria? Proprio come il tuo nome, no? Sì, il mio nome è il mio destino, io dico sempre Vittoria, quindi sembra adatto a me. Ecco, e con questo libro credo che tu voglia dare una spinta a tutti i giovani che magari si trovano in questa situazione o che ancora non si trovano in situazioni disperate, ma magari avvertono già i primi sintomi, no, a livello psicologico di qualcosa di mostruoso che potrebbe arrivare. Ecco, allora Maria Vittoria, ripetiamo il nome del libro. Così allora, il digiuno dell'anima, dove si può trovare, no? Certo, il digiuno dell'anima, una storia di anoressia, edito dalla casa editrice Chimeric, può ordinare su tutti gli store di internet, nelle librerie. Con questo libro appunto voglio sensibilizzare il discorso dei disturbi alimentari e portare avanti questo messaggio, perché purtroppo di disturbi alimentari non se ne parla mai abbastanza. È troppo poco quando i casi sono comunque allarmanti. Appunto, in prossimità della 9ª giornata nazionale del Cerchietto Lilla, abbiamo creato questo movimento Non siete soli, insieme al cantante Igor Nogarotto e al maestro Alessandro De Gerardis, che è speaker radiofonico e musicista di Rai Su Radio, e abbiamo creato questo movimento appunto per sensibilizzare i disturbi alimentari e far capire che comunque c'è bisogno di parlare di questa tematica, metterla comunque in primo piano, perché purtroppo ci sono persone che muoiono ogni giorno di DCA. Speriamo insomma che il nostro unirsi insieme ad altre persone possa dare un aiuto a sensibilizzare questa tematica e sensibilizzare soprattutto le persone, far capire che cos'è l'anoressia e la bulimia, perché purtroppo tanti ribadiscono che è un capriccio per non mangiare o non mangiare. Ce n'è da parlare su questa tematica, tanto. Bene, Maria Vittoria, io ti ringrazio, avrei voluto chiederti tante cose, purtroppo il tempo non è nostro alleato, e specialmente a livello radiofonico, sai che abbiamo dei tempi, però è molto interessante, io ti auguro una buona vita, naturalmente, di tornare presto al tuo lavoro, perché anche tu sei in uno stop momentaneo come tutti noi. Purtroppo, speriamo che passi presto questo momento, dai. Sì, assolutamente sì. Grazie Maria Vittoria, il digiuno dell'anima. Grazie a te. Una storia di anoressia di Maria Vittoria Strappafelci. Ciao, buona giornata Vittoria. Maria Ciao, Vittoria. Grazie, buona giornata a tutti. Ciao. Ciao.